Buonasera, direttore Filippo Manci. Buonasera. A 2 anni dalla morte del maestro Ennio Morricone, lei ha diretto magistralmente una serata dedicata alle musiche del maestro Morricone. Musica non solo da film. Esatto, il maestro scrisse fece un medley sostanzialmente, una suite delle musiche per i film di Sergio Leone. Ormai diversi anni fa io conobbi il maestro, ebbi la fortuna, l'onore di collaborare con lui dal 1995, quindi insomma poi un'amicizia, era una persona fantastica, quasi un padre musicale per me. E lui scrisse questa suite con i film di Sergio Leone, appunto, alla quale io ho aggiunto anche qualcosa che non è proprio da film, anche se poi l'ho collegata, nel senso ho estrapolato la cellula che il maestro scrisse per la canzone di Mina, Se telefonando, sulle parole di Maurizio Costanzo. È un aneddoto perché il maestro scrisse queste 3 note su un tempo di 4 tempi, e queste 3 note intervallate con i 4 tempi andavano a cambiare ogni volta l'accento, quindi ogni volta era una novità, ogni 4 battute c'era una novità. E lui questa stessa cellula la mise anche nella parte di Mission, non solo che canta il coro, ma in tutto il film c'è questo leitmotiv che ricorre di queste stesse 3 note, ta 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 ta, e con la stessa intenzione, solo che le ha inserite in un doppio coro, perché il coro polifonico a 4 voci, il coro folcloristico a 3 voci, l'orchestra che fa, insomma, io posso dire che il mio maestro Morricone rimane, rimarrà sempre nei nostri cuori, nelle nostre orecchie, e soprattutto la sua genialità non conosce veramente ostacoli e rimarrà per tutta la vita, nei secoli sicuramente. La ringraziamo molto per questa serata, grazie, ringraziamo per questa chicca che ha ricostruito, per questa cellula, no? Che forse era nota solo agli addetti ai lavori, e la ringraziamo per l'emozione dell'orchestra che lei ha diretto, del coro, e penso si sia chiaramente percepita. Grazie. I nostri ascoltatori sono affezionati alla figura del genio Ennio Morricone. Assolutamente, poi infatti tra pochi giorni, perché il 6 luglio sono appunto 2 anni, insomma, una grande perdita. Grazie per averlo celebrato con noi questa sera, grazie.